nel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi, a secondo dello sporgere e del rientrare di quelli, vien quasi a un tratto a ristringersi e a prender corso e figura di fiume tra un promontorio a destra e un'ampia costiera dall'altra parte. E il ponte che ivi congiunge le due rive par che renda ancor più sensibile all'occhio questa trasformazione e segni il punto in cui il lago cessa e l'Adda ricomincia. Lecco, la principale di quelle terre che dà nome al territorio, giace poco discosta dal ponte, alla riva del lago. Ai tempi in cui accaddero i fatti che prendiamo a raccontare, quel borgo già considerabile era anche un castello e aveva perciò l'onore di alloggiare un comandante e il vantaggio di possedere una stabile guarnigione di soldati spagnoli che insegnavano la modestia alle fanciulle e alle donne del paese, accarezzavano di tempo in tempo le spalle a qualche marito, a qualche padre. Dall'una all'altra di quelle terre, dall'alture alla riva, da un poggio all'altro, correvano e corrono tuttavia strade e stradette più o meno ripide o piane. Per una di queste stradicciole tornava bel bello dalla passeggiata verso casa, sulla sera del giorno 7 novembre dell'anno 1628, Don Abbondio, curato d'una delle terre accennate di sopra. Due uomini stavano l'uno di rimpetto all'altro al confluente, per dir così, delle due viottole. L'abito, il portamento e quello che dal luogo ove era giunto il curato si poteva distinguere dall'aspetto non lasciavano dubbio intorno alla loro condizione. A prima vista si davano a conoscere per individui della specie de Bravi, allora floridissima in Lombardia e già molto antica. Dovevano ritenersi bravi e vagabondi coloro i quali, senza salario o pur con esso, s'appoggiavano a qualche cavaliere o gentiluomo, ufficiale o mercante, per fargli spalle e favore, o veramente, come si può presumere, per tendere insidie ad altri. Signor Curato. Cosa comanda? Lei ha intenzione di maritar domani Renzo Tramaglino e Lucia Mondella. Cioè, loro signori sono uomini di mondo e sanno come vanno queste faccende. Il povero curato non c'entra. Fanno i loro pasticci fra di loro e poi vengono da noi come si andrebbe a un banco a riscuotere. Noi siamo i servitori del comune. Orbene, questo matrimonio non sa da fare né domani né mai. Se loro signori avessero la compiacenza di mettersi nei miei panni, io non c'entro, non me ne viene nulla in tasca. Orsù, se la cosa dovesse decidersi in ciarle, lei ci metterebbe nel sacco? Noi non ne sappiamo, né vogliamo saperne di più. Uomo avvertito, ma lei ci intende. Ma loro signori sono troppo giusti, troppo ragionevoli. Ma il matrimonio non si farà. Oh, chi lo farà non se ne pentirà, perché non ne avrà il tempo. E... Zitto! Il signor curato è uomo che sa il viver del mondo. E noi siamo galantuomini che non vogliamo fargli nessun male. Purché abbia giudizio. Signor curato, l'eccellentissimo signor Don Rodrigo, nostro padrone, la riverisce caramente. Se loro volessero suggerirmi... Oh, suggerire a lei che sa di latino. A lei tocca.
E soprattutto non si lascia uscire parola su questo avviso che le abbiamo dato per suo bene. Altrimenti sarebbe come fare quel tal matrimonio. Che vuol che si dica in suo nome all'illustrissimo signor Don Rodrigo? Il mio rispetto, benissimo. E buonanotte, messere. Oh mamma Marita, sei lì, vieni tu canta, arriva il sultanino a mezza gamba. Don Abbondio non era nato con un cuor di leone, ma fin dai primi suoi anni aveva dovuto comprendere che la peggior condizione a quei tempi era quella di un animale senza artigli e senza zanne e che pure non si sentisse inclinazione d'essere divorato. La forza legale non proteggeva in alcun conto l'uomo tranquillo, inoffensivo e che non avesse altri mezzi di far paura. Il nostro Abbondio, non nobile, non ricco, coraggioso ancor meno, s'era dunque accorto d'essere in quella società come un vaso di terracotta costretto a viaggiare in compagnia di molti vasi di ferro. Aveva quindi assai di buon grado ubbidito ai parenti che lo vollero prete. Per dir la verità, non aveva gran fatto pensato agli obblighi e ai nobili fini del ministero al quale si dedicava. Procacciarsi di che vivere con qualche agio e mettersi in una classe riverita e forte gli eran sembrate due ragioni più che sufficienti per una tale scelta. Ma una classe qualunque non protegge un individuo, non lo assicura che fino a un certo segno. Nessuna lo dispensa dal farsi un suo sistema particolare. Il suo sistema consisteva principalmente nello scansar tutti i contrasti e nel cedere in quelli che non poteva scansare. Neutralità disarmata in tutte le guerre che scoppiavano intorno a lui. Se si trovava assolutamente costretto a prender parte tra due contendenti, stava col più forte, sempre però alla retroguardia e procurando di far vedere all'altro che non gli era volontariamente nemico. Pareva che gli dicesse: ma perché non avete saputo essere voi il più forte? Ch'io mi sarei messo dalla vostra parte. Se Renzo si potesse mandare in pace con un bel no, ma avrà delle ragioni. E cosa da rispondergli? Per l'amor del cielo, anche costui è una testa, un agnello se nessuno lo tocca. Ma se uno osa contraddirgli, E poi, perduto dietro a quella Lucia innamorata come ragazzacci che per non sapere che fare si innamorano, vogliono maritarsi, non pensano ad altro. E non si fanno carico dei travagli in che mettono un povero galantuomo. Povero me. Vedete se quelle due figuracce dovevano proprio piantarsi sulla mia strada. Cosa c'entro io? Prenderlo con me. Sono io che voglio maritarmi. Povero me. Perpetua. Vengo. Misericordia. Cos'ha, signor padrone? Niente, niente. Come niente? La vuol dar da bere a me, così brutto com'è? Qualche gran caso è avvenuto? Per l'amor del cielo, quando dico niente, o è niente, o è cosa che non posso dire. Che non può dire neanche a me? E chi si prenderà cura della sua salute? Chi le darà qualche buon parere allora? Ma tacete, con una parecchia teatro, datemi un bicchiere del mio vino. E mi vorrà sostenere di non avere niente? Ma date qua, presto. Vuol dunque che sia costretta ad andare qua e là a domandare cos'è accaduto al mio padrone? Amor del cielo, non fate pettegolezzi, non fate schiamazzi. Ne va. La vita. Lei sa bene che ogni volta che mi ha detto qualche cosa, sinceramente, in confidenza, io non ho mai... Brava, come quando, eh? Signor padrone, io le sono sempre stata affezionata. E se ora voglio sapere
E per premura, per poterla soccorrere, darle qualche buon parere, sollevarle l'animo. Ma mi giurate che... Giuro, signor padrone. Per amor del cielo. Giuro, giuro. Che birbone, che soverchiatore, che uomo senza timore di Dio. Volete tacere, volete rovinarmi del tutto. Siamo qui soli che nessuno ci sente? E come farà adesso, signor padrone? Vedi che bei pareri mi sa dare costei. Mi domanda come farò. Come farò? Quasi fosse lei nell'impiccio e toccasse a me di levarnela. Io l'avrei, il mio povero parere, ma poi... Ma poi? Sentiamo. Ecco, il mio parere sarebbe che siccome tutti dicono che il nostro arcivescovo è un sant'uomo, un uomo di polso che non ha paura di nessuno, e quando può far stare a dovere uno di questi ribaldi per sostenere un povero curato cigongola, io direi e dico che se lei scrivesse una bella lettera per informarlo come qualmente... Ma volete tacere, volete tacere, sono pareri codesti da dare a un povero uomo. E quando mi fosse toccata una schioppettata nella schiena, Dio liberi, l'arcivescovo me la leverebbe? Le schioppettate non si danno via come confetti. E guai se quei cani dovessero mordere tutte le volte che abbaiano. Io ho sempre sentito dire che quando uno sa mostrare i denti e farsi sentire lo si rispetta. Ed è appunto perché lei non ha mai voluto dir la sua che siamo arrivati al segno che tutti vengono qui con licenza. Taccio subito. Ma è pur vero che quando il mondo si accorge che uno sempre ad un incontro è disposto a calare... Ma volete tacere? È tempo ora di dire codeste baggianate. Va bene. Ci penserà questa notte. E intanto non cominci a farsi del male, a rovinarsi la salute e mandi giù un boccone, su. Ci penserò io. Sicuro, io ci penserò io c'ho da pensare. No, non voglio niente, Ho altra voglia. Lo so anch'io che tocca pensarci a me. E la doveva accadere per l'appunto a me. Mandi giù quest'altro gocciolo. Sa bene che questo le rimette sempre lo stomaco. Ci vuole altro. Una piccola bagatella. A un galantuomo par mio. E domani? Come andrà? Amor del cielo. Si racconta che il principe di Condé dormì profondamente la notte avanti la giornata di Rocroi, ma in primo luogo era molto affaticato, secondariamente aveva già dato tutte le disposizioni necessarie e stabilito ciò che dovesse fare la mattina. Don Abbondio, invece, non sapeva altro se non che l'indomani sarebbe giorno di battaglia. Mancano pochi giorni alla prima domenica dell'avvento che inizia il tempo proibito per le nozze. E se posso tenere a bada in questi pochi giorni quel ragazzone, ho poi 2 mesi di respiro, sino all'Epifania. E in questi 2 mesi può nascere di gran cose.
Egli pensa all'amorosa, ma io penso alla mia pelle. Il più interessato sono io. Ma che sonno, che sogni, bravi, Don Rodrigo, viottole, schioppettate, rupi, fughe, inseguimenti, grida, Renzo. Lorenzo, o come dicevano tutti Renzo, non si fece molto aspettare. Appena gli parve ora di poter senza indiscrezione presentarsi al curato, v'andò con la lieta furia di un uomo di 20 anni che deve in quel giorno sposare quella che ama. Era fin dall'adolescenza rimasto privo dei parenti ed esercitava la professione del filatore di seta. Sono venuto, signor curato, per sapere a che ora le comoda che ci troviamo in chiesa. Di che giorno volete parlare? Come di che giorno? Non si ricorda che è fissato per oggi? Oggi? Oggi, abbiate pazienza, ma oggi non posso. Oggi non può. Per cos'è nato? Prima di tutto non mi sento bene, vedete. Mi dispiace, ma quello che ha da fare è di così poco tempo, di così poca fatica. E poi... E poi che cosa? E poi c'è degli imbrogli. Degli imbrogli? E che imbrogli ci può essere? Bisognerebbe trovarsi nei nostri piedi per conoscere quanti impicci nascono in queste materie, quanti conti so da rendere. Io sono troppo dolce di cuore. Ma nel nome del cielo, non mi tenga così sulla corda, mi dica chiaro e netto cosa c'è. Sapete voi quante formalità ci vogliono per fare un matrimonio in regola? Bisogna ben che io ne sappia qualche cosa, perché me ne ha già rotta abbastantemente la testa questi giorni addietro. Mauro non si è sbrigato ogni cosa. Non si è fatto tutto ciò che si doveva fare. Tutto, tutto, pare a voi. Noi poveri curati siamo tra l'incudine e il martello. Voi impaziente. Vi compatisco, siete giovane. E i superiori poi... Basta, non si può dire tutto. E noi siamo quelli che ne andiamo di mezzo. Mi spieghi una volta cos'è quest'altra formalità che sa da fare e sarà subito fatta. Ma sapete voi quanti siano gli impedimenti, dirimenti? Che vuole che io sappia di impedimenti? Error, condizio, votum, crimen, cognatio, cultus disparita, vis, ordo, ligamen, onestas... Si piglia gioco di me. Che vuole che io faccia del suo latinorum? Ma se non sapete le cose, abbiate pazienza, rimettetevi a chi le sa. Via, caro Renzo, non andate in collera che io sono pronto a fare tutto quello che dipende da me. Io vorrei vedervi contento. Vi voglio bene io. Oh, quando penso che stavate così bene, cosa vi mancava? È saltato il grillo di maritarvi. Che discorsi sono questi, signor mio? Dico per dire, abbiate pazienza, dico per dire. Io vorrei vedervi contento. Insomma, figliolo caro, io non ci ho colpa. E prima di concludere un matrimonio, noi siamo proprio obbligati a fare molte, molte ricerche per assicurarci che non ci siano impedimenti. Ma mi dica che impedimento sopravvenuto. Abbiate pazienza, non sono cose da potersi decifrare così sui due piedi. Non ci sarà niente, almeno spero. Nonostante queste ricerche noi le dobbiamo fare. Il testo è chiaro e lampante. Ante quam matrimonium denuncia... Le ho detto che non voglio latino. Ma bisogna pure che mi spieghi, no? Ma non le ha fatte tutte queste ricerche. Non le ho fatte tutte come avrei dovuto. E perché non le ha fatte a tempo? Perché dirmi che tutto era finito? Ecco, perché aspettare? Ecco, mi rimproverate per la mia troppa bontà. Io ho facilitato le cose per servirvi più presto, ma ora mi sono venute. Basta, so io. Pazienza per qualche giorno, figliolo caro, qualche giorno non è l'eternità. Per quanto? Cercherò, procurerò se in 15 giorni... 15 giorni? Questa sì che è nuova. Si è fissato il giorno. Il giorno arriva... E ora lei mi viene a dire che aspetti 15 giorni. 15? Non balterate. Vedrò, cercherò se in una settimana. E a Lucia che devo dire? Che è stato un mio sbaglio. E i discorsi del mondo? Dite pure a tutti che ho sbagliato io, per troppa furia, troppa bontà. Gettate pure la colpa addosso a me, posso parlare meglio. Io. Per una settimana.
Aspetterò una settimana. Passata questa, non mi pagherò più di chiacchiere. Arriverisco. Buongiorno, Bertetta. Buongiorno. Io speravo che oggi si sarebbe stati allegri insieme. Come Dio vuole, il mio povero Renzo. Fatemi un piacere. Quel benedetto uomo del signor curato mi ha impastocchiate certe ragioni che non ho potuto ben capire. Spiegatemi voi meglio perché non può o non vuole maritarci oggi. O che credete, che io sappia i segreti del mio padrone? Via, Perpetua, siamo amici. Ditemi quel che sapete. Aiutate un povero figlio. Ma la cosa, nascer poveri, il mio caro Renzo. È vero. Ma tocca ai preti trattare male coi poveri. Sentite, Renzo. Io non posso parlare perché non so niente. Ma vi posso assicurare che il mio padrone non vuol far torto né a voi né a nessun altro. E lui non c'ha colpa. E chi è che c'ha colpa? Quando vi dico che non so niente, in difesa del mio padrone posso parlare. Perché mi fa male che gli si dia carico di voler dispiacere qualcuno. Povero uomo, se pecca per troppa bontà. C'è bene al mondo di birboni, di prepotenti, degli uomini senza timor di Dio. Prepotenti, birboni? Via, ditemi chi è. Ah, voi vorreste farmi parlare. E io non posso parlare perché non so niente. E quando non so niente è come se avessi giurato di tacere. Potreste darmi la corda che non vi cavereste niente di bocca. Addio, addio. Tempo perso per tutte e due. Addio. Chi è quel prepotente che non vuole che io sposi Lucia? Che novità è questa? Ah, parlerà ora, signor curato. Tutti sanno i fatti miei fuori di me. Voglio saperli per bacco anch'io. Come si chiama colui? Renzo, per carità, badate quello che fate, pensate all'anima vostra. Penso che lo voglio sapere subito, sul momento. Misericordia. Lo voglio sapere. Ma chi m'ha detto? Non più fandonie. Parli chiaro e subito. Mi volete morto? Voglio sapere ciò che ho ragione di sapere. Ma se parlo son morto, non vado a premere la mia vita. Dunque, parli. Mi promettete, mi giurate di non parlare con nessuno, di non dire mai. Le prometto che farò uno sproposito se lei non mi dice subito il nome di colui. Don Rodrigo. Oh, cane. E come ha fatto? Cosa le ha detto per... Come, come? Vorrei che la fosse toccata a voi come è toccata a me, che non c'entro per nulla. E ora mi venite a fare un tiro così a un galantuomo, al vostro curato, in casa sua, in luogo sacro. Avete fatto una bella prudenza per cavarmi di bocca il mio malanno, il vostro malanno, ciò che vi nascondevo per vostro bene. E ora che lo sapete, eh? Per l'amor del cielo, ma non si scherza. Non si tratta di torto, di ragione. Si tratta di forza. E quando questa mattina vi davo un buon parere, voi subito nelle furie. Io avevo giudizio per me e per voi. Aprite almeno. Datemi la mia chiave. Giurate. Posso aver fallato, ma si metta una mano al petto e pensi se nel mio caso... Giurate, giurate almeno. Posso aver fallato e mi scusi. Renzo, Renzo, giurate, Renzo. La paura del giorno avanti, la veglia angosciosa della notte, la paura avuta per quel momento... L'ansietà dell'avvenire fecero l'effetto. Affannato e balordo si ripose nel suo seggiolone. Cominciò a sentirsi qualche brivido nell'ossa. Si guardava le unghie sospirando e chiamava di tempo in tempo con voce tremolante e stizzosa. Perpetua! Perpetua! Perpetua, voi sola potete aver parlato! Io non ho parlato! Voi sola potete aver parlato! Io non ho parlato! Voi sola, voi sola, voi sola! Mettete la stanga all'uscio, non aprite più a nessuno. E se qualcuno bussa rispondete che il curato è a letto con la febbre. Chiaro?
Sono servito. Sono servito. Sono servito, sono servito. Renzo intanto camminava a passi infuriati verso casa, senza aver determinato quel che dovesse fare, ma con una smania addosso di fare qualcosa di strano e di terribile. Renzo era un giovane pacifico e alieno dal sangue, ma in quei momenti il suo cuore non batteva che per l'omicidio. La sua mente non era occupata che a fantasticare un tradimento. E Lucia? Che avesse data a Don Rodrigo la più piccola occasione, la più leggera lusinga. Ma ne era informata. Avrebbe spinto le cose tanto in là prima d'averla tentata in qualche modo. E Lucia non ne aveva mai detto una parola al suo promesso. Senti, va su da Lucia, tirala in disparte e dille all'orecchio, ma che nessuno senta, eh? Dille che ho da parlarle. Lucia aveva l'ornamento quotidiano di una modesta bellezza, rilevata allora e accresciuta dalle varie affezioni che le si dipingevano sul viso. Una gioia temperata da un turbamento leggero, quel placido accoramento che si mostra di quando in quando nel volto delle spose e senza scompor la bellezza le dà un carattere particolare. Cosa c'è? Lucia. Per oggi è tutto a monte. E Dio sa quando potremo essere marito e moglie. Che? Don Rodrigo ha minacciato di morte il signor curato se ci sposerà. Fino a questo segno. Dunque voi sapevate? Purtroppo. Ma fino a questo segno. Ma cosa sapevate? Non mi fate parlare ora. Non mi fate piangere. Corro a chiamare mia madre e a licenziare le donne. Bisogna che siano soli. E non mi avete mai detto niente? Oh, Renzo. Il signor curato sta male, oggi non si fa nulla, andate, ha dato tutto. Santissima Vergine, chi avrebbe creduto che le cose potessero arrivare a questo segno? E raccontò come pochi giorni prima, mentre tornava dalla filanda, le era passato innanzi Don Rodrigo in compagnia di un altro signore, che il primo aveva cercato di trattenerla con chiacchiere non punto belle, ma essa, senza dargli retta, aveva affrettato il passo. E intanto aveva sentito quell'altro signore rider forte e Don Rodrigo dire: scommettiamo. Per grazia del cielo, quel giorno era l'ultimo della filanda. Io raccontai... A chi l'hai raccontato? Al padre Cristoforo, mamma, in confessione. Gli raccontai tutto l'ultima volta che siamo andate insieme alla chiesa del convento.
E se vi ricordate quel giorno, io andavo mettendo mano ora una cosa, ora l'altra, per indugiare, tanto che passasse altra gente del paese avviata quella volta e far la strada in compagnia con loro. Perché dopo quell'incontro le strade mi facevano tanta paura. Hai fatto bene. E il padre che ti ha detto? Mi ha detto che cercassi di affrettare le nozze il più che potessi. Che intanto si rinchiusa, che pregassi bene il Signore e che sperava che colui, non vedendomi, non si curerebbe più di me. Fu allora, Renzo, che feci la sfacciata e vi pregai io di far presto. Chissà cosa avrete pensato di me. Ma io facevo per il bene. E questa mattina ero così lontana dal pensare che... Questa è l'ultima che fa quell'assassino. No, Renzo. Il Signore c'è anche per i poveri. E come volete che ci aiuti se facciamo del male? No, per amor del cielo. Renzo, voi avete un mestiere. E io so lavorare. Andiamo tanto lontano che colui non senta più parlare di noi. Lucia, e poi? Non siamo ancora marito e moglie. Se fossimo maritati, allora. No, sentite, figlioli, date retta a me. Io al mondo ci sono venuta prima di voi e il mondo lo conosco un poco. Ma non bisogna spaventarsi tanto. Il diavolo non è così brutto quanto lo si dipinge. A noi, poverelli, le matasse paiono più imbrogliate perché non sappiamo trovare il bandolo. Alle volte un parere, una parolina di un uomo che ha studiato. Fate a modo mio, Renzo. Andate a Lecco e cercate del dottor Azzecca Garbugli. Oh, ma non lo chiamate così, per amor del cielo, è un soprannome. È uno asciutto, pelato, col naso rosso e una voglia di lampone sulla guancia. È una cima d'uomo che ha tolto più di un pulcino dalla stoppa. Ah, prendete quei 4 capponi cui dovevo tirare il collo oggi e portateli, che non è bene andare da quei signori a mani vuote. Raccontategli tutto! E vedrete che vi dirà sui due piedi di quelle cose che a noi non verrebbero in mente a pensarci un anno. Date qua. Oh! Venite, figlioli. Ah, figlioli, ditemi il vostro caso. Vorrei dirle una parola in confidenza. Sono qui. Parlate! Ecco, io vorrei sapere da lei che ha studiato. Ah, ditemi il fatto come sta. Signor dottore, vorrei sapere se a minacciare un curato perché non faccia un matrimonio c'è penale. Ho capito. Ho capito. Oh. Caso serio, figliolo. Caso contemplato. Avete fatto bene a venire da me. È un caso chiaro, contemplato in 100 gride ed... appunto, in una dell'anno scorso dell'attuale signor governatore. Ora vi fa vedere... e toccar con mano. Ah. Dov'è ora? Vieni fuori. Vieni fuori. Bisogna aver tante cose alle mani, ma la deve essere qui sicuro perché è una grida d'importanza. Vieni fuori.
Vieni fuori! Ah! Ecco. Ecco. Il 15 ottobre 1627, sicuro. È una grida dell'anno passato. Grida fresca. Sono quelle che fanno più paura. Sapete leggere, figliolo? Un pochino, signor dottore. Bene, venitemi dietro con gli occhi e vedrete. Oppressioni, concussioni, atti tiranni, onde! Onde? Col parere del Senato e di una giunta, ha risoluto che si pubblichi la presente. E cominciando dagli atti tirannici, mostrando l'esperienza che molti, così nelle città come nelle ville, sentite, di questo Stato con tirannide esercitano concussioni ed opprimono i più deboli in vari modi, come in operare che si facciano contratti violenti di compere d'affitti. Dove sei? Dove sei? Ecco, che seguano o non seguano matrimoni. È il mio caso. Sentite, sentite, c'è ben altro e poi vedremo la pena. Si testifichi o non si testifichi che uno si parta dal luogo dove abita, che quello paghi un debito, quell'altro non lo molesti, quello vada al suo mulino. Tutto questo non ha niente a che vedere con noi. Ci siamo. Quel prete non faccia quello che è obbligato per l'ufficio suo o faccia cose che non gli toccano. Pare che abbiano scritto la grida apposta per me. Non è vero? Sentite, sentite. E altre simili violenze, quali seguono da feudatari, nobili, mediocri, vili e plebei. Non se ne scappa. Ci sono tutti. È come la valle di Josafat. Sentite ora la pena. Tutte queste ed altre simili male azioni, benché siano proibite, non di meno, convenendo metter mano a maggior rigore, sua eccellenza per la presente ordina e comanda che, contro i contravventori in qualsivoglia dei suddetti capi o altro simile, si proceda da tutti i giudici ordinari di questo Stato a pena pecuniaria e corporale ancora di relegazione o di galera e fino alla morte. Una piccola bagatella, E questo irremissibilmente. E con ogni rigore. Ce n'è della roba. E qui vedete le sottoscrizioni. Gonzalo Fernandez de Cordova. Più sotto Pelatonus. E qui ancora Vidit Ferrer. Non ci manca niente. Vi siete fatto tagliare il ciuffo, Avete avuto prudenza, però, volendo mettervi nelle mie mani, non faceva bisogno. Il caso è serio, ma voi non sapete quel che mi basti l'animo di fare in un'occasione. In verità, da povero figliolo, io non ho portato mai ciuffo in vita mia. Non facciamo niente, se non avete fede in me, non facciamo niente. Chi dice le bugie al dottore è uno sciocco, che dirà la verità al giudice.
perché vedete, figliolo, all'avvocato bisogna raccontare le cose chiare. A noi tocca poi imbrogliarle. Se volete che io vi aiuti, bisogna dirmi tutto dall'A fino alla Z, col cuore in mano, come al confessore. Dovete dirmi chi sia l'offeso, come si dice, e secondo la condizione, la qualità e l'umore dell'amico si vedrà se convenga di più tenerlo a segno con le protezioni o trovar qualche modo d'attaccarlo noi in criminale e mettergli una pulce nell'orecchio. Perché vedete, a maneggiare ben le gride, nessuno è reo e nessuno è innocente. In quanto al curato, se è persona di giudizio, se ne starà zitto. Se fosse una testolina, c'è rimedio anche per quelle. D'ogni intrigo si può uscire, ma ci vuole un uomo. E il vostro caso è serio. Vi dico serio. La grida canta chiaro. E se la cosa si deve decidere tra la giustizia e voi così a quattro occhi, state fresco. Io vi parlo d'amico. Le scappate bisogna pagarle. Se volete passarvela liscia, danari e sincerità. Fidarvi di chi vi vuol bene, ubbidire e far tutto quello che vi sarà suggerito. Signor dottore, come l'ha intesa? Io non ho minacciato nessuno. Io non fo di queste cose, io. La bricconeria l'hanno fatta a me. E vengo da lei per sapere come ho da fare per ottenere giustizia. E son ben contento d'aver visto quelle grida. Diavolo, che pasticci mi fate, tant'è? Siete tutti così possibili che non sappiate dirle chiare le cose. Ma mi scusi, lei non mi ha dato tempo. Ora le racconterò la cosa com'è. Sappia dunque che io dovevo sposare oggi una giovane con la quale discorrevo fin da quest'estate. Ecco che il signor curato comincia a tirar fuori certe scuse. Basta, per non tediarla, io l'ho fatto parlare chiaro, com'era giusto. E lui mi ha confessato che gli era stato proibito, pena la vita, di fare questo matrimonio. Quel prepotente di Don Rodrigo! E via, che mi venite a rompere il capo con queste fandonie? Fate questi discorsi fra voi altri che non sapete misurare le parole e non venite a farli con un galantuomo che sa quel che valgono. Andate, andate! Io non mi impiccio con ragazzi. Voi non sapete quel che vi dite. Io non voglio ascoltare discorsi di questa sorta. Discorsi in aria. Le giuro. Andate, vi dico. Che volete che vi faccia dei vostri giuramenti? Io non c'entro. Io me ne lavo le mani. Imparate a parlare. Non si viene a sorprendere così un galantuomo. Senta, io... Restituite subito a quest'uomo quello che ha portato. Io non voglio niente, non voglio niente, non voglio niente. Leo Gratias. Ah, Fra Galdino. Il signore sia con voi. Io vengo alla cerca delle noci. Lucia, va a prendere le noci per i frati. Questo matrimonio si doveva pur fare oggi. Ho veduto nel paese una certa confusione, come se ci fosse una novità. Cos'è stato? Il signor curato è ammalato e bisogna differire. Come va la cerca? Poco bene, buona donna. Poco bene. E per mettere insieme tutta questa bella abbondanza,
Ho dovuto battere a 10 porte. Ah, via, le annate vanno scarse. E quando bisogna misurare il pane non si può allargare la mano nel resto. Ma per far tornare il buon tempo, che rimedio c'è la mia donna? L'elemosina! Ma sapete di quel miracolo delle noci che avvenne molti anni sono in quel nostro convento di Romagna? No, in verità... Oh, dovete dunque sapere che in quel convento c'era un nostro padre, il quale era un santo, e si chiamava il padre Macario. Un giorno d'inverno, passando per una viottola in un campo di un nostro benefattore, uomo da bene anche lui, il padre Macario vide questo benefattore vicino a un suo gran noce e quattro contadini con le zappe in aria che principiavano a scalzare la pianta per mettere le radici al sole. Che fate voi a quella povera pianta? Domandò il padre Macario. Padre, sono anni e anni che non mi vuol far noci e io ne faccio legna. Lasciatela stare, disse il padre. Sappiate che quest'anno farà più noci che foglie. Il benefattore, che sapeva chi era colui che aveva detto quella parola, ordinò subito ai lavoratori che gettassero di nuovo la terra sulle radici e, chiamato il padre che continuava la sua strada, padre Macario, gli disse, la metà della raccolta sarà per il convento. Si sparse la voce della predizione e tutti correvano a guardare il noce. Infatti, a primavera, fiori a bizzeffe. E a suo tempo, noci a bizzeffe. Il buon benefattore non ebbe la consolazione di bacchiarle perché andò prima della raccolta a ricevere il premio della sua carità. Ma il miracolo fu tanto più grande, come sentirete. Quel brav'uomo aveva lasciato un figliuolo di stampa ben diversa. Or dunque, alla raccolta, il cercatore andò per riscuotere la metà che era dovuta al convento. Ma colui se ne fece nuovo affatto ed ebbe la temerità di rispondere che non aveva mai sentito dire che i cappuccini sapessero far noci. E sapete ora cosa avvenne? Un giorno, sentite questo, lo scapestrato aveva invitato alcuni suoi amici dello stesso pelo e, gozzovigliando, raccontava la storia del noce e rideva dei frati. I giovinastri ebbero voglia di andare a vedere quello sterminato mucchio di noci. E lui li mena su in granaio. Ma sentite! Apre l'uscio, va verso il cantuccio dove era stato riposto il gran mucchio. E mentre dice guardate, guarda egli stesso e vede. Che cosa? Un bel mucchio di foglie secche di noci. Fu un esempio questo? Il convento, invece di scapitare, ci guadagnò. Perché dopo un così gran fatto, la cerca delle noci rendeva tanto che un benefattore, mossa a compassione del povero cercatore, fece al convento la carità di un asino che aiutasse a portare le noci a casa. E si faceva tanto olio che ogni povero veniva a prenderne secondo il suo bisogno. Perché noi siamo come il mare, che riceve acqua da tutte le parti e la torna a distribuire a tutti i fiumi. Fra Galdino, me lo fareste un servizio? Vorrei che informasse il padre Cristoforo che ho gran premura di parlargli e che mi faccia la carità di venire subito da noi. Non passerà un'ora che il padre Cristoforo saprà il vostro desiderio. Mi fido. Non dubitate. Deo gracias. Tutte quelle noci in quest'annata. Mamma, perdonate, ma se avessimo fatto un'elemosina come gli altri, Fra Galdino avrebbe dovuto girare ancora e chissà quando sarebbe arrivato al convento. Hai pensato bene. E poi è tutta carità che porta sempre buon frutto. Bel parere mi avete dato. Avete mandato da un galantuomo, uno che aiuta i poverelli. Ma in ogni caso saprò farmi ragione o farmela fare. A questo mondo c'è giustizia, finalmente. Domani il padre Cristoforo verrà sicuramente e vedrete che troverà qualche rimedio. Ma se il padre Cristoforo non ci trova un ripiego, lo troverò io in un modo o nell'altro. Renzo.
Dovete avere pazienza. Buonanotte. Qualche santo ci aiuterà. Usate prudenza. Buonanotte, Lucia. Buonanotte, Renzo. A questo mondo c'è giustizia, finalmente. Tant'è vero che un uomo sopraffatto dal dolore non sa più quel che si dice. Il sole non era ancor tutto apparso sull'orizzonte quando il padre Cristoforo uscì dal suo convento di Pescarenico per salire alla casetta dove era aspettato. Il cielo era tutto sereno. Di mano in mano che il sole si alzava dietro il monte, si vedeva la sua luce dalle sommità dei monti opposti scendere, come spiegandosi rapidamente giù per i pendii e nella valle. Un venticello d'autunno, staccando dai rami le foglie appassite del gelso, le portava a cadere qualche passo distante dall'albero. A destra e a sinistra, nelle vigne, sui tralci ancor tesi brillavano le foglie rosseggianti a varie tinte e la terra, lavorata di fresco, spiccava bruna e distinta nei campi di stoppie biancastre e luccicanti dalla guazza. La scena era lieta, ma ogni figura d'uomo che vi apparisse rattristava lo sguardo e il pensiero. Il padre Cristoforo non era sempre stato così, né sempre era stato Cristoforo. Il suo nome di battesimo era Lodovico. Era figliuolo di un mercante che nei suoi ultimi anni, trovandosi assai fornito di beni e con quell'unico figliolo, aveva rinunziato al traffico e si era dato a vivere da signore. Lodovico aveva contratte abitudini signorili, ma quando volle mischiarsi coi principali della sua città, trovò un fare ben diverso, sicché volle competere con loro di sfoggi e di magnificenza, comprandosi così a contanti inimicizie, invidie e ridicolo. La sua indole, onesta insieme e violenta, l'aveva poi imbarcato per tempo in altre gare più serie. Sentiva un orrore spontaneo e sincero per l'angherie e per i soprusi, orrore reso ancor più vivo in lui dalla qualità delle persone che più ne commettevano alla giornata, che erano appunto coloro coi quali aveva più di quella ruggine. Una notte andava per una strada della sua città seguito da due bravi e accompagnato da un tal Cristoforo. Fate luogo. Fate luogo voi, la destra è mia. Con i vostri pari è sempre mia. Sì. Se l'arroganza dei vostri pari fosse legge per i pari miei. Nel mezzo, vile meccanico. O che io ti insegno una volta come si tratta coi gentiluomini. Voi mentite che io sia vile. Tu menti che io abbia mentito. Se tu fossi cavaliere, come sono io, vorrei farti vedere con la spada e con la cappa che il mentitore sei tu. È un buon pretesto per dispensarvi di sostenere con i fatti l'insolenza delle vostre parole. Gettate nel fango questo ribaldo. Vediamo. Temerario. Io spezzerò questa spada quando sarà bagnata col tuo sangue. No, Cristoforo, no! Lodovico non aveva mai, fino ad allora, sparso sangue. E l'impressione che egli ricevette a vedere l'uomo morto per lui
E l'uomo morto da lui fu nuova e indicibile, fu una rivelazione di sentimenti ancora sconosciuti. Consolatevi. È morto bene. E mi ha incaricato di chiedere il vostro perdono e di portarvi il suo. Questa parola risvegliò in Lodovico lo sgomento e il rimorso e allo stesso tempo un'angosciosa compassione per l'uomo che aveva ucciso. E l'altro. L'altro era aspirato quando arrivai. Ma ora voi state meglio. E non parlate. Riposatevi. Potrei pregarvi di cercare la vedova di Cristoforo. Di chiederle perdono in nome mio. Per la desolazione. E poi... Poi sentì dentro il desiderio improvviso, vivo, serio, di farsi frate. Gli parve che Dio medesimo l'avesse messo sulla strada facendolo capitare in un convento. Così a 30 anni si ravvolse nel sacco e dovendo lasciare il suo nome e prendere un altro, ne scelse uno che gli rammentasse ogni momento ciò che doveva espiare e si chiamò Fra Cristoforo. Veni Revelator Spiritus, mentes tuorum visita, in me super nova gratia, quae tu creasti mi pectora. Qui dicere dispara altissimi donum Dei, fossi vivus ignibis caritas, esti vita nimibis unzium. Tu sentivi formibis morere, digitus patere ed este, Urimite promis cum patris sermone dedicans mutura. Accendere lumen et sensibus, infunde amore en cordibus, infir malo ostri corporis, virtutere firmas per peri. Os tenere per lavas longius, pacem que dones prodius, ductore
D'ora innanzi il vostro nome non sarà più Lodovico, ma Fra Cristoforo. E andrete a fare il vostro noviziato a 60 miglia da qui. Permettetemi, padre, che prima di partire da questa città, dove ho sparso il sangue di un uomo, dove lascio una famiglia crudelmente offesa, io chieda scusa al fratello dell'ucciso e gli levi se Dio benedice la mia intenzione, il rancore dall'animo. Fratello dell'ucciso pensò subito che quanto più quella soddisfazione fosse solenne e clamorosa, tanto più accrescerebbe il suo credito presso tutta la parentela e presso il pubblico. Fece avvertire in fretta tutti i parenti che all'indomani, a mezzogiorno, restassero serviti, così si diceva allora, di venir da lui a ricevere una soddisfazione comune. Sono l'omicida di suo fratello. Sai, Dio, se vorrei restituirglielo a costo del mio sangue. Ma non potendo fare che tardive e inefficaci scuse, la supplico ad accettarle per l'amor di Dio. Alzatevi. L'offesa, il fatto veramente, ma l'abito che voi portate, e non solo per questo, ma per voi. Mio fratello era un cavaliere un po' impulsivo. Ma tutto accade per disposizione di Dio. Alzatevi, padre. Posso dunque sperare che lei mi abbia concesso il perdono? Perdono? Voi non ne avete più bisogno. Ma pure se voi lo desiderate, io vi perdono. E così tutti. Tutti. Tutti, tutti.
vi prego di volere gradire qualche cosa. Come segno della nostra amicizia. Queste cose non sono fatte più per me. Ma non sarà mai che io rifiuti i suoi doni. Io sto partendo in viaggio. Si degni di farmi portare un pane. Perché io possa dire d'aver goduto la sua carità e avuto un segno del suo perdono. Padre Cristoforo, sia benedetto.